seminario sulle riforme costituzionali, il ruolo delle regioni e dei consigli. Cosa è emerso? Soprattutto come i consiglieri possono in qualche modo aiutare queste riforme? Ma i consiglieri al massimo possono cercare di bloccare questa riforma, perché oggi abbiamo sentito tanti relatori di varie appartenenze politiche, non ce n'era uno che era a favore, quindi insomma verrebbe l'idea subito in mente che dovrebbe essere subito cambiata. Purtroppo questa riforma ne parlano in pochi, si parla solo del Senato, ma in realtà vuole relegare le regioni al ruolo di prefetture, quindi togliendo tutti i poteri, riprendendosi tutti i soldi al centro, insomma una riforma neocentralista che penalizza fortemente i territori senza tenere conto della differenza tra quelle che sono le regioni che hanno fatto bene, operato bene e hanno i bilanci in ordine rispetto a quelle regioni invece che i bilanci in ordine non li hanno. Purtroppo l'orientamento è questo, se verrà confermata come sembra, l'unica strada che ci resta è quella di fare il referendum per l'autonomia della Lombardia, dove noi vogliamo chiedere a tutti i costi maggiori poteri, che è il referendum, mandare il popolo a votare con il referendum per contrastare questa riforma della Costituzione che sta veramente distruggendo le autonomie locali. Quindi questa è anche la proposta che ha fatto nel suo intervento? Assolutamente, sì, la proposta è proprio quella di assolutamente mandare il popolo al voto, perché solo col voto magari di 6, 7, 8 milioni di lombardi, questo è il nostro auspicio, magari il governo possa fare in qualche maniera dietro fronte.